questo è un punto di arrivo e di partenza, il congresso che reca il nome di Pisa Amyloid 2022. Un punto di arrivo perché è il momento in cui noi concentriamo nel confronto tra studiosi che vengono da tutto il mondo le conoscenze più attuali sulla fisiopatologia, la diagnostica e la terapia delle due forme principali di amiloidosi, quella da catena leggera e quella da transtiretina. Dall'altra è un momento in cui si stabiliscono nuove collaborazioni di ricerca che necessariamente devono vedere uno sforzo multicentrico e multinazionale per poter arrivare a migliorare quello che è l'approccio attuale al paziente con amiloidosi. Si trova quello che si cerca quello che si sa. Sino a poco fa considerata una malattia rara, numerosi indizi la trasformano in una malattia prevalente, soprattutto nella popolazione anziana. Per dare un numero certo a questa prevalenza, insieme con i medici generalisti di Pisa e del territorio pisano, abbiamo condotto e terminerà alla fine di quest'anno uno studio CATCH che dimostra nei suoi risultati preliminari una prevalenza dell'1% della popolazione con cardiomiopatia amiloidotica da transtiretina. Questo significa che molti pazienti ancora non sono diagnosticati, che a molti viene negata anche la possibilità di una terapia disease modifying oggi esistente. E questo significa anche che ci deve essere uno sforzo collettivo, sia da parte del sistema sanitario, sia da parte dell'industria, di trovare delle soluzioni che siano costo-efficaci. Non si parla più di una malattia rara, orfana di farmaci, ma di una malattia prevalente che necessita appunto di una risposta costo-efficace.